Ben ritrovati per il terzo Memorial Gori dallo stadio Curotti di Domodossola per la sfida, il derby tra Juventus Domo e Virtus Villadossola. Benvenuti da parte di Piero Pratesi e di Fabrizio Francina. Ovviamente il telecronaca per Ossola Sport, che segue questo torneo anche quest'anno, ma scopriamo due squadre ossolane. Subito chiedo l'aiuto di Fabrizio Francina. La Juve Domo vuole, come ha dichiarato Castelnuovo, con l'arrivo eventuale di Violi a centrocampo e Andreolli in attacco, entrare nell'elite del campionato di promozione. Il Virtus Villa vuole confermarsi squadra rognosa per tutte le avversarie nel campionato di prima. Sì, ciao Piero, buonasera agli ascoltatori. Trofeo Gori che si rinnova ancora, anche l'anno scorso c'era stata questo incrocio tra Villa e Juve Domo, anche se l'anno scorso c'era stato un triangolare. Paradossalmente la situazione è cambiata anche dovuta alla retrocessione della Juve Domo quest'anno. C'è una Juve Domo che non fa più gamba per un campionato di sofferenza e alla ricerca della salvezza, ma c'è una Juve Domo che punta a ritornare quanto più velocemente in eccellenza. Di contro c'è un Virtus Villa che ha nelle sue intenzioni la disputa di un campionato sì di sofferenza, ma con la ricerca quanto più possibile di una salvezza anticipata e tranquilla. Intanto la partita è iniziata da esattamente 30 secondi, andiamo a scoprire le formazioni in campo. Ricordiamo che questo terzo Memorial Ernesto Gori si disputa su due campi di gioco. Uno è questo, il Curotti Domodossola, con due squadre, vale a dire Juventus Domo e Virtus Villa, per la rinuncia anche della Castellettese che doveva comporre questo triangolare. L'altro è il Pedroli di Verbania, Pedroli che sarà poi nei prossimi giorni al centro di molte questioni, visto che ci sarà o non ci sarà l'agibilità per poter disputare il prossimo campionato di Serie D. Al Pedroli comunque si affrontano Sinergi, Piedimulera, altra squadra ossolana che si affaccia al campionato di promozione, e lo Stresa che invece nel campionato di promozione c'è saldamente da anni. Andiamo a scoprire le formazioni. Tra l'altro Juve Domo che ha giocato proprio martedì al Pedroli vincendo il Memorial Aliperti, visto che l'altro Memorial che ha sempre giocato al Pedroli era il Siviglia, in questo caso l'ha vinto il Verbania, mentre il Juve Domo ha ben impressionato. Poi con Fabrizio Francina parleremo, perché io sono rimasto ben impressionato dalle due partite che ho visto da Juve Domo. Andiamo a scoprire le formazioni, ricordando che i Granata di Castelnuovo devono fare a meno di Cordini, che già aveva proprio lamentato un problema nel torneo di martedì. Per cui Granata che scende in campo con Imperiale, Gugliandro, Ferrari, Scunati, Carrera, Soncin, Giampaolo, Andrea Fernandez che è il capitano, Marco Fernandez, Cracas e Naggini. In panchina ci sono Cavalli, Rodra, autore di un gol nel torneo di martedì, Lusardi, Vischi, Minocci, Zanetta e Laganà, l'allenatore ovviamente è Enrico Castelnuovo. Per quanto riguarda invece il Virtus Villa, si schiera con Bernasconi, De Pani, Rolandi, Falcioni, Luca che è il capitano, Donasso, Tini, Romeo, Blardone, Donati, Tabacco e Mercurio. In panchina con Mauro Storni ci sono Cortesi, Meda, De Santis, Di Canio, niente a che vedere con l'allenatore inglese, l'ex giocatore di Lazio Juventus, Martinelli, Balassi e Varetta. Dicevo, Fabrizio, una Juve Domo che mi ha impressionato martedì, ha tenuto testa al Baveno, il Baveno comunque ha schierato la squadra titolare, mentre ha fatto bene anche contro la Sinergi. A questa Juve Domo non ci si nasconde, si attende l'innesto al 90%, anzi quasi fatta per Violi. Qualcuno addirittura martedì vociferava che, anzi giovedì scusate, che avrebbe giocato già oggi, e Andreolli è ormai addirittura d'arrivo, quindi una squadra che insomma diventa più che competitiva per la promozione. Sì, a Domo sono cautamente ottimisti, perché ovviamente fino a che non ci saranno le firme non potranno definirsi giocatori della Juve Domo, anche perché negli ultimi anni non è successo più volte i giocatori che si erano promessi e poi all'ultimo momento hanno cambiato idea. Vorrei sottolineare due cose. La prima, da parte nostra in apertura, che la scelta di questo campo anziché di quello di Verbania non è dovuto a un fatto puramente campanilistico della nostra gestione di Ossola Sport, cioè Domodossola, ma è proprio per la squadra Juventus Domo, che sarà una delle due squadre che seguiremo durante questa stagione unitamente al Fomarco, due squadre di promozione. Per quanto riguarda invece il discorso che stavamo facendo, è una Juve Domo che ha ritrovato nel tempo, a partire dal finale di stagione sofferto, l'entusiasmo di una persona che
ha dato tanto in questi anni, che è Fabio Scesa, e quindi probabilmente si sta aspettando il suo ritorno dalle vacanze estive con la famiglia per a inizio della settimana prossima cercare di finire il tutto. Ripeto, c'è un cauto ottimismo, ma giustamente finché non ci sono le firme a Domodossola sono ancora un po' cauti. Sì, ovviamente, però un'intervista che è stata rilanciata sia da Ossola Sport che da Sport VCO, Enrico Castelnuovo diceva: se adesso siamo da sesto o settimo posto, con questi due innesti nei primi tre ci possiamo stare per il prossimo campionato di promozione. Tra l'altro ricordiamo, non l'abbiamo fatto prima, che l'arbitro è il signor Palamara della sezione di Domodossola, che arbitra questa partita che si sta già giocando da 4 minuti e 25, ovviamente il risultato è sullo 0-0, ora prova la Juve Domo a accelerare o quantomeno a portarsi in avanti con Marco Fernandez, tornato dopo la parentesi a Varallo e Pombi. Ancora Marco Fernandez che manovra, prova a avvicinarsi all'area, serve il fratello Andrea dentro l'area, mette in mezzo, viene rimpallato un difensore, ancora Fernandez, ancora la palla dentro, non c'è nessuno, però in questo caso Krakas era troppo avanti rispetto alla linea del pallone, allora può uscire la difesa della squadra di Storni, che ha preso il posto di mister Alessandro Chiello in panchina, ma si è fatto soffiare il pallone da Giampaolo, che va a crossare su Fernandez, risponde di testa e la rete di Krakas dopo soli 5 minuti di gioco. Marco Fernandez, hai ragione, e lì di solito deve essere la posizione di Krakas, invece è arrivato Marco Fernandez, combinazione dei fratelli Fernandez e bel gol. Forse in questa prima fase non se ne abbiano male gli amici di Villa, però la differenza di categoria si sta un po' vedendo. Sì, di categoria e anche di preparazione. Ricordiamo che la Juve Domo ha iniziato i propri lavori il 10 di agosto, mentre la Virtus Villa si è ritrovata solamente questo lunedì. Sì, la differenza è ovviamente notevole, però non è sicuramente il risultato che interessa a mister Castelnuovo, quanto una crescita seguente proprio alle prestazioni che hai detto tu di giovedì a Verbania. La Juve Domo sì, ha giustamente l'ambizione di campionato di vertice. Io ho apprezzato molto le parole di Enrico, perché come suo solito, come nel suo carattere, non si è nascosto dietro un dito, poteva tranquillamente dire che è il suo primo anno in promozione, che ci dovrà essere un certo periodo di ambientamento, tutte classiche parole di circostanza che molti allenatori usano dire. Lui è stato molto onesto, ha detto: questa è una squadra, comunque vada da sesto settimo posto secondo me, e lì forse ha voluto stare un po' sul morbido con gli innesti, non si è nascosto, ha detto sarebbe una formazione. Prova ancora la Juve Domo, ancora un pallone filtrante con ancora Fernandez che scarica all'indietro per Nagini, viene anticipato a un difensore. Scusate, stavo dicendo, non si è voluto nascondere, ammettendo che in quel caso la Juve Domo sarebbe stata una delle pretendenti. Le altre, possiamo tranquillamente dirlo, credo Piero, siano Varallo e Pombia, che ha ancora comprato altri giocatori questa settimana, la Virtus Cusio, che non si è nascosta, ha fatto degli acquisti, e poi c'è comunque sempre l'incognita di quelle due squadre che magari arrivano dalla parte più bassa della provincia di Novaro, dal Vercellese, e possono magari essere un po' le sorprese. Si parla bene della Cossatese anche. Sì, e tra l'altro mister Castelnuovo, chiacchierando con me giovedì sera, diceva anche il Piedimulera ha costruito una squadra quadrata e compatta per il campionato di promozione, quindi magari riflettori accesi anche sulla squadra di mister Cacello. Intanto prima complimenti all'azione che ha dipanato la Juventus Domo, perché dimostra anche un buona dote di palleggio, buona dote tecnica, ma del resto non scopriamo di sicuro questa sera i due fratelli Fernandez né Giampaolo Paolo, né tra l'altro Krakas, che ha avuto anche trascorsi col Città di Baveno. Ora il Villa prova con Mercurio, uno dei giocatori, sì, un ex, è uno dei giocatori più talentosi della squadra di Vittorino Batro, che è ormai il deus ex machina di questa società. Sinceramente non so più che ruolo abbia in società, io lo chiamo factotum ormai, perché non mi è chiaro se è presidente, direttore sportivo, direttore generale, fa tutto lui. Sì. No, tra l'altro Vittorino Batro, che è tornato dopo alcune peregrinare a Varzo piuttosto che a Fomarco, è tornato alla Villa, e tra l'altro Villa che è stato protagonista di uno pseudo giallo, chiamiamolo così, quello di aver preso prima Lomazzi in panchina. Lomazzi forse è stato l'allenatore che è durato meno in questa stagione, perché forse è durato lo spazio neanche di una settimana senza neanche iniziare ufficialmente, e poi è arrivato Mauro Storni, che si era liberato dalla Pievese perché la Pievese si è unita col Fomarco, e di conseguenza anche molti giocatori della società appunto di Pieve Vergonte erano liberi, e allora Vittorino Batro ha deciso di puntare su Storni. Una storia un po' particolare che ovviamente ha colpito un po' gli sportivi, non solo Solani ma anche della provincia del VCO.
Sì, stavo osservando la Juve Domo che gioca alla ricerca continua del fraseggio, passando da un lato all'altro del campo, con questo continuamente far girare palla a palla bassa. Io ho avuto modo di seguire anche qualche allenamento della formazione domese, perché sono curioso, mi piace andare a imparare e a vedere anche il lavoro degli allenatori, e avevo notato che comunque c'era molto lavoro col possesso palla, e dava già un'idea di questa tendenza. È una formazione che ha ancora, secondo me, delle lacune, come sottolineato dallo stesso Enrico, gli manca una punta davanti che faccia legna, come suol dirsi, e magari un cambio di incisività a centrocampo. Però giocatori come Cunati, giocatori come Krakas, Soncin, che ha dei trascorsi addirittura da professionista, prova a ripartire ora ancora la Juve Domo, però è corto il passaggio e riesce a intervenire un altro ex della partita, Sottini. Mi dicevo, sono onesti comunque importanti su un telaio di giocatori che comunque 2 anni fa ha vinto il campionato di promozione e l'anno scorso ha comunque già disputato un campionato di eccellenza. Sì, tra l'altro stavo vedendo come in precedenza Cunati, per entrare in possesso di palla, ha dovuto spostare l'arbitro, proprio l'ex Estresa che orchestra la manovra, cerca di aprire in direzione di Giampaolo ma poi libera la difesa. Sottini ha fatto la storia della Juve Domo, perché era in quella Juve Domo che salì nel campionato di C2, quindi lui mi sembra qua del 70, quindi 69, quindi 44 anni, ma un fisico di quelli invidiabili. Ivan Sottini si tiene ancora, però questa sera ho paura che alla fine avrà un po' di incubi, perché l'impressione in questi primi 10 minuti e 23 secondi che la Juve Domo, quelli della Juve Domo sbuchino da tutte le parti. Ora palla filtrante data dentro a Giampaolo, però pescato in posizione di offside. E confermo quello che tu stavi dicendo prima, Fabrizio, che è quello che ho visto anche giovedì sera. La Juve Domo cerca sempre il fraseggio, cerca il palleggio, ha anche i giocatori, ribadiamo, per farlo. Mi sembra che rispetto alla partita, alle due partite di giovedì, a parte Cordini che è infortunato, ha giocato Vischi e ha giocato anche Rodele, quindi che oggi siedono in panchina. Carrera era in panchina nella scorsa partita, e quindi se non mi sbaglio anche Nagini sedeva in panchina, quindi ho optato per iniziare con questo 11 modificato in 3 undicesimi, perché uno è obbligato all'infortunio, ma tra l'altro anche Soncin non è completamente a posto, infatti si fa infilare adesso da Donati verso la porta di Imperiale, che però è bravo a scegliere i tempi dell'uscita. Soncin ha, da quanto ho capito, diceva che se no a fine partita aveva una sorta di affaticamento muscolare, ora cerca di tenere alta la linea della difesa granata, ma poi c'è il fuorigioco di Rolandi che ha provato a sganciarsi, e questa è la prima azione, il primo tentativo in avanti che registriamo dopo 11 minuti al Virtus Villa, che finalmente ha messo il naso fuori dalla propria metà campo, cercando di andare a impensierire la retroguardia granata, che riparte ora col passaggio a Ferraris in posto in mezzo per Cunati. Cunati alza la testa e va a servire Fernandez, scarico dietro per la corrente Giampaolo, che prova a giocare largo, a fare inserire l'esterno difensivo di destra che è Cugliandro, ma la palla però è troppo lunga. Si riparte ancora col Villa, che ora prova a fraseggiare nella fase difensiva con il pallone buttato su verso la punta Donati, che è chiuso in mezzo a 2 Marcantoni che sono Carrera e Soncin, che hanno la meglio. Poi recupero importante quello del Villa in mezzo al campo, che prova a spezzare la manovra con Mercurio, a ripartire in velocità, l'inserimento ancora di Rolandi, che ci riprova ancora sulla corsia di destra nonostante giochi col numero 3 che solitamente viene affidato al terzino sinistro. Guadagna un fallo laterale in zona offensiva. Ora il Villa mi sembra che stia, e attendiamo anche il termine di questo sviluppo della rimessa laterale per sentire il commento di Fabrizio Francina, mi sembra che stia comunque alzando il proprio baricentro, sotto 1-0, ricordiamo, decide la rete al quinto confezionata dai due fratelli Fernandez, cross di Giampaolo, testa di Andrea Fernandez, e Marco ha girato in rete il momentaneo vantaggio del Juve Domo, 1-0 il punteggio. I minuti di gioco ora sono 13:02, interviene anche in centrocampo Andrea Fernandez, che indossa la fascia capitano, ma ora il Villa, che sembra aver preso coraggio, sta fraseggiando bene in mezzo al campo, lo fa ancora con Rolandi. Buono i passaggi che ci sono stati anche nei confronti tra Blardone e Tabacco, ma poi la difesa granata ha letto bene con Soncin, che libera su Cunati a testa alta sempre verso Fernandez, prova a accelerare Fernandez, tirato per la maglia da Rolandi, l'arbitro ravvisa l'infrazione del laterale
generale della squadra di Storni, quindi calcio di punizione già battuto dalla Juve Domo, che riparte ancora con i due fratelli Fernandez che fraseggiano Andrea in direzione di Marco, ma poi arriva Krakas, scarica dietro per Giampaolo. Giampaolo cerca a largo, dovrebbe trattarsi di Cugliandro, praticamente va quasi a memoria, tra l'altro da allenatore tu della Juniores del Fomarco. Cugliandro che gioca molto alto. Sì, gioca alto, ma era la sua caratteristica di base, è stata l'anno scorso più che altro l'anomalia con mister Bolzoni, che l'aveva sperimentato come quarto di difesa, a mio parere aveva fatto anche una buona stagione, lui nasce in questo ruolo. No, notavo un'altra cosa, notavo che spesso e volentieri, non so se è una scelta tattica o se è stata una serie di situazioni contingenti, i due fratelli Andrea e Marco si sono scambiati, invertiti la posizione spesso e volentieri, dando così pochi riferimenti anche alla difesa, mentre c'è una velenosa conclusione di Krakas adesso dalla distanza, ancora Nagini con la palla, difende palla, si libera bene di un avversario, serve in mezzo, ancora la Virtus Villa in difficoltà, riesce poi a sbagliare la situazione e a uscire con Luca Falcioni ora che prova a rilanciare la propria azione, ma è ancora Nagini che rientra e va a guadagnarsi un fallo per la Juve Domo. Ti stavo dicendo che mi sembra che cerchino di dare pochissimi riferimenti, ovviamente è un modo di giocare che, qualora dovesse arrivare Bomber Andreoli, cambierebbe in maniera radicale, lui è un centravanti più d'aria, quindi è proprio andare alla ricerca di avere più opportunità offensive. Sì, adesso secondo il calcio di punizione poi faremo una considerazione sul gioco con Andreoli, come potrebbe variare. Sulla palla c'è Krakas che ha scagliato prima un ottimo tiro da fuori area, ma bello anche il gioco di prestigio di Nagini sulla linea di fondo. Parte Krakas, tira in porta, esce tranquillo Bernasconi. Certo, cambia il gioco perché avrebbero un punto di riferimento in avanti con Andreoli, che è il classico centravanti boa che si prende i palloni di testa e si prende anche le botte dei difensori attirandoli su di sé. Però a quel punto gli esterni che ruotano intorno, e per esempio ai tempi in cui Andreoli vestiva la maglia, intanto seguiamo Tabacco che va, mette in mezzo, taglia fuori tutta la difesa, però non ci arriva in questo caso Romeo. Ai tempi in cui vestiva la maglia di Verbania, proprio i due esterni, delle volte erano Puzzello, ma soprattutto erano i due Fernandez a ruotare intorno ad Andreoli, quindi ovviamente può aprire un tipo di gioco diverso. Poi sai, puoi anche adattare il gioco all'avversario, delle volte giocare con Andreoli, delle volte giocare con i tre Krakas, cioè Krakas e due Fernandez che fanno una sorta di, chiamiamolo, pseudo tridente davanti, però ti offrirebbe molte soluzioni tattiche anche dal punto di vista offensivo, anche se, come tu sottolineavi, due Fernandez già stanno muovendosi bene, soprattutto si stanno interscambiando bene. Proprio Marco che ha provato a dare in profondità ma non è arrivata la palla. Ribadisco l'impressione di giovedì, Fabrizio, non so se sei d'accordo, io vedo molto bene in fase di costruzione e palleggio questa Juve Domo. Sì, è vero, per quanto facevi il discorso prima, c'è da dire che è facile il nostro lavoro quando possiamo fare tantissime ipotesi, tanto col senno di poi possiamo inventarci quello che vogliamo. Al momento Andreoli non è un giocatore della Juve Domo, quindi le caratteristiche della Juve Domo sono queste. Io credo che l'opzione Andreoli serva a mister Castelnuovo semplicemente per avere una doppia opportunità. Ora la tendenza è giocare con un 3-5-2, la sua voglia è di avere la possibilità di alternare questo 3-5-2 a un più sfacciato 3-4-3 quando ci saranno delle partite in cui si troveranno delle squadre più deboli, e sarà la Juve Domo andare alla ricerca dal primo all'ultimo minuto. Non che non si possa fare anche con due punte con questo modulo, però avere comunque un centravanti di riferimento che spacchi in due la difesa sicuramente cambia. Il discorso della Juve Domo è anche di puramente tattico, si sono ritrovati a passare da un allenatore con un certo modo di lavorare, con un certo da certe disposizioni in campo. L'anno scorso la Juve Domo ha giocato tutta la stagione con un 4-3-3, anche se i numeri, Piero, tu mi insegni, sono poi i giocatori a farli, sono dei punti di partenza che gli allenatori hanno in testa, ma poi sono comunque sempre i giocatori a decidere il numero di un modulo. Non sono certamente i numeri che fanno vincere i campionati, sono i comportamenti e soprattutto la maniera in cui ci si predispone in campo. La Juve Domo che gioca con la difesa 3 invece quest'anno, un cambio sostanziale, diciamo che il cambio più netto in una squadra di calcio è quando si passa da una difesa all'altra. C'è una punizione ora per il Villa, viene fischiato un fallo in attacco, quindi nulla di che. Il cambio sostanziale secondo me quest'anno non sarà neanche tanto la presenza o meno di un attaccante
in più o in meno, ma proprio questa predisposizione a passare dalla difesa 3, cosa che già sperimentava e usava abbondantemente in Vigezzo mister Castelnuovo, dalla difesa 4, che è stata il modo di presentarsi in campo, credo, degli ultimi 15 anni della Juve Domo, perché così facevo Oliva, così è stato fatto nella stagione in cui ho avuto la fortuna io di essere allenatore della Juve Domo, e così ho fatto anche Bolzoni. Il cambio radicale è stato più che altro lì, e io ero curioso, magari tu sei più innamorato dell'estetica e segui magari due gemelli o Krakas davanti, io sto osservando magari di più come si sta muovendo dietro, perché ero curioso di vedere questa disposizione in campo. Si tratta, se ne è parlato molto in questi giorni anche a livello di massimo campionato, della difesa 3, difesa 4, però intanto c'è un calcio di punizione, la posizione pericolosa sulla palla, Krakas che va a posizionare proprio il pallone con cura a terra, i minuti di gioco sono 19:21 secondi, 1-0 Juve Domo, gol di Marco Fernandez, secondo me prova sul palo coperto dalla barriera il tiro di Krakas. Sì, che è uno specialista tra l'altro, infatti sta aspettando il movimento dei compagni ed è proprio da quella parte, peccato che va a sbattere sulla barriera, anzi qualcuno si è preso anche una bella pallonata, arriva il primo calcio d'angolo della sfida di marca Granata la Juve Domo. Stavo constatando mentre tu parlavi che la Juve Domo ha mollato un po' la pressione, ora l'ha ripresa perché ha fatto quasi uscire dal guscio il Virtus Villa, adesso si è rimessa a giocare. Calcio d'angolo, mi sembra che stia scendendo anche Carrera per sfruttare i propri centimetri del tiro alla bandierina dei Granata, la palla dentro, la tocca proprio, se non mi sbaglio, Carrera, la spedisce alta e la palla va in oltre la porta difesa da Bernasconi. E a proposito di portiere, Imperiale il più giovane in campo, portiere della Juve Domo, perché è il 96, giocatore del 96, giocatore più giovane in campo questa sera. Sui numeri Allora, conosco abbastanza bene, è un ragazzo che è reduce da un infortunio, si era rotto la tibia l'anno scorso, ha praticamente avuto un'annata quasi di inattività, si è allenato a Verbania, è un giocatore che avevo seguito io durante quest'estate per la Juniores e di cui mi avevano sempre parlato bene, ha un gran fisico e potrebbe giocarsi uno dei tre posti al di là di Cordini, che sembra anche solo per l'età l'indiziato a avere la maglia numero uno, ma con Mellerio se la possono giocare. E dicevamo, a proposito di numeri, anche a livello di Serie A si è molto parlato, leggevo qualche giorno fa un articolo sulla Gazzetta che la maggior parte delle squadre di Serie A ora imitano il modulo di Conte col 3-5-2, come appunto facevi riferimento te, però nei dibattiti che si seguono anche in televisione pare che la difesa 3 in Europa non riesca a rendere come in realtà dovrebbe, e qualcuno, intanto seguiamo l'azione di Nagini che prova il cross e questa volta va a ribeccare un altro giocatore, Rolandi, che si prende un'altra pallonata, secondo tiro dalla bandierina. La difesa 3 in Europa invece sembra faticare, e addirittura c'è chi dice che la difesa della Juve in Europa potrebbe diventare a 4, mentre in Italia adesso nel campionato, ma come vediamo anche a livello del calcio della zona, si gioca spesso e volentieri a 3, lo stesso che stava facendo la Juve Domo. Intanto va il tiro dalla bandierina, Krakas ancora per i Granata, la palla messa in mezzo, era sceso in questo caso Soncin, ma la palla rimane lì, c'è il tiro provato da Nagini che però non va a impensierire più di tanto Bernasconi, che ha recuperato già la sfera quando i minuti di gioco sono 21:55, risultato inchiodato sull'1-0 del quinto minuto, quando Marco Fernandez ha sbloccato per i Granata Ossolani la situazione. Ora il Villa, che ha, ribadiamo, alzato proprio baricentro, sta provando a portarsi nella zona di Imperiale, ha guadagnato un calcio di punizione con Tabacco, poi è Blardone che prova la profondità, è finito per un fuorigioco Rolandi che sta spingendo molto, ma è andato a oltre la linea difensiva della squadra di mister Castelnuovo, e quindi è Soncin che va a orchestrare questa punizione alla propria tre quarti, giocatore che ha giocato anche in Serie A e tra i professionisti. Questo penso possa essere un lusso in promozione, un giocatore come Soncin. E intanto prova ancora l'intervento Cugliandro, e lo fa però a gamba tesa in maniera fallosa, e di conseguenza arriva il calcio di punizione già battuto da il Virtus Villa con Tabacco in mezzo al campo. Prova a servire Rolandi, c'è però il disturbo di Andrea Fernandez che recupera la sfera, la cede in direzione di Nagini che però si fa soffiare il pallone dall'esperto Sottini, lì di solito si fa fatica a passare, e allora si riparte da Carrera che poi imposta per Cugliandro, la palla data ora a Cunati, Cunati cerca la profondità di Fernandez ma viene anticipato, allora esce ancora il Virtus Villa
che cerca di rifarsi in avanti, ma Rolandi è bravo in questo caso, si è centrato l'esterno della squadra di Storni, cerca un passaggio ma ha letto e capito tutto Giampaolo, si riparte con Fernandez, poi la profondità per l'altro Fernandez, Marco, c'è il fallo che non viene ravvisato, era caduto in mezzo al campo il numero 8 Blardone, e intanto provano ancora a combinare gli avanti della Juve Domo, ora la difesa del Virtus Villa sembra aver preso le misure e si riparte con il pallone gestito da Falcioni che subisce il fallo di ritorno di Nagini e calcio di punizione proprio davanti alla panchina del Virtus Villa per la squadra di Storni, lo va a battere Mercurio che arretra, dialoga con Falcioni, due giocatori esperti della squadra di Storni insieme a Sottini e intanto finisce a terra per l'entrata di Cunati, si tratta di Blardone. Piedimunera ci segnala che intanto ha vinto il primo quadrangolare 2-0 con la Synergy, quindi bene la squadra di Caccello che aveva pareggiato anche 2-2 col Baveno con le doppiette di Puzzello e Ado, Baveno che ovviamente gioca in eccellenza, ma Baveno che chiaramente avrà una preparazione anche diversa. Intanto ha spedito la sfera in fallo laterale il capitano del Granata, Andrea Fernandez, 24 minuti 52 secondi, 1-0, prova Virtus Villa a ripartire, ma subito la manovra viene letta bene, attenzione perché Krakas può andare verso la porta, Krakas entra in area di rigore da solo e rete, 2-0 Krakas, dopo la doppietta segnata giovedì alla Synergy, colpisce ancora Krakas, il minuto è il 25esimo, scoccato da pochi secondi, verticalizzazione impressionante, Krakas quando va via così poi diventa difficile da fermare e solitamente raramente sbaglia Fabrizio davanti alla porta. Sì, anche perché a quel punto lasciarlo nell'uno contro uno con Falcioni era diventato praticamente suicidio per la difesa del Virtus Villa, poi complice anche il terreno bagnato, l'intervento non è stato dei migliori per Krakas. La partenza è stata facile, la conclusione non era così facile e scontata, secondo me è stato anche bravo lui a far sedere il portiere e a incrociare il tiro. Per proseguire il discorso che facevi prima sulle tendenze, sul modo di stare in campo, devo dire che è un 3-5-2 classico quello della Juve Domo con Cunati che è al vertice basso, per usare un'assonanza agli sportivi molto semplice, fa nel 3-5-2 il pirlo della situazione con Fernandez e Giampaolo negli inserimenti, infatti quei cambi che sottolineavamo prima tra i due fratelli erano proprio semplicemente dovuti agli inserimenti di Andrea più che agli arretramenti di Marco. Juve Domo che in questo modo sfrutta poco i cross dalle fasce, anche perché non ha il colpitore di testa, ancora Krakas che ruba palla, va a conquistarsi un fallo con Falcioni, è un cartellino giallo presumo, esatto, anche perché non c'era una chiara occasione da gol, quindi calcio di punizione per la Juve Domo, a distanza non è considerevole, quindi potrebbe provare direttamente la battuta in porta al numero 10 di casa che ha nelle sue specialità appunto il calcio di punizione. Come ti dicevo è un classico 3-5-2 che applicano quelle squadre che hanno due giocatori di movimento davanti e non un colpitore di testa, quindi sugli esterni si spinge poco se non per scaricare per gli inserimenti. Caso vuole che stasera sono di fronte due squadre che giocano entrambi con la difesa 3, anche il Villa gioca la difesa 3, calcio di punizione di Krakas bene a giro, troppo alto, ne impensierisce il portiere del Villa che ha una maglia rossa che in campionato dubito gli facciano mettere perché è molto simile a quella della Juve Domo, tra l'altro ancora per un paio d'anni riusciamo a riconoscere queste differenze cromatiche, Piero, poi faremo reclamo noi, no? Certamente, tra l'altro proprio qualche sera fa reclamavamo sulla lettura dei numeri dell'Omegna che sono rossi su fondo nero e sì, c'è qualche problema nel guardarli. Tra l'altro prima considerazione, Soncin è entrato su di testa anticipando Donati, diventa anche problematico per l'attaccante spostare uno come Soncin quando si prende posizione e soprattutto va a gestire palloni alti. Ribadiamo il punteggio, diventa 2-0 al 28esimo che scocca in questo istante, lo stesso punteggio però la formula è diversa, lo ricordiamo al Pedroli Verbania, l'altra parte del triangolare per il terzo Memorial Nesso Gori si disputa tra Synergy, Piedimulera e Stresa, alle 20 hanno giocato con la formula del tempo unico da 45 minuti Piedimulera e Synergy, 2-0 rete di Ferrara e Mammucci per la squadra di Caccello e ora
c'è in campo la Synergy contro lo Stresa. La Synergy in prima categoria neopromossa, lo Stresa invece è nel campionato di promozione, allenato da quel Fabio Bolzoni che l'anno scorso era qua al Juve Domo. Intanto il Virtus Villa aveva segnalato un fuorigioco, un offside l'assistente, sì, anche perché io stavo guardando, non mi sembra ci fosse nessuno in fuorigioco. E l'arbitro ha detto però decido io alla fine, e infatti ha deciso lui, il signor Pallamara della sezione di Domo ha detto no, alla fine ho deciso io, e infatti ha fatto andare avanti e proseguire l'azione, che però non ha portato nulla di pericoloso a favore del Virtus Villa. Intanto io volevo anche fare una considerazione, perché nonostante fosse un torneo, e anche in questo caso è un torneo, però anche giovedì a Verbania c'erano i supporter, gli ultras del Juventus Domo, che hanno incitato per tutta e due le partita da 45 minuti di granata, e poi hanno voluto la squadra sotto la curva, chiamiamola così, però tanto di cappello, perché sono anche qua stasera a incitare i propri beniamini e vanno sempre al seguito della squadra. Sì, è una costante, io l'anno scorso ho seguito tutta la stagione della Juventus Domo e notavo questa cosa da sportivo interessato. Ma la cosa più piacevole era quando arrivavano formazioni del Torinese per magari il girone di ritorno e sottolineavano questa presenza in casa dei sostenitori degli ultras, gli ossolani, e sottolineavano come all'andata ci fosse stata comunque una presenza anche in trasferta composta e per niente fastidiosa anche per gli avversari. C'è sempre stato un grosso rispetto. Sì, è una costante, è uno dei punti di forza di questa Juve Domo, perché se è anche vero che non vanno in campo, uno, i giocatori sono stimolati nella scelta, per quanto sia morfologicamente lontana Domodossola, per qualcuno viene comunque stimolato dal venire a giocare in uno stadio importante come il Curotti con una tifoseria così costante. E due, perché comunque i ragazzi sono dal primo al novantesimo incitati, stasera sono un piccolo gruppo, saranno una quindicina, perché vuoi le fere, vuoi anche la serata piovosa, ma durante le partite domenicali ti assicuro sono anche veramente tanti. C'è un altro calcio di punizione indiretto per un piede quasi in faccia a Marco Fernandez a parte i Sottini, che sicuramente anche in amichevole non regala niente, fa parte di quella generazione, cioè la mia, che anche le partitelle avevano un valore e volavano le legnate anche in partitella, figuriamoci in un derby come questo. Ecco, intanto tu hai sottolineato il fatto che piove, si vede benissimo dai lampioni dello stadio Curotti che sta piovendo anche in maniera copiosa, e quindi poi diventa anche problematico per la squadra che vuole fraseggiare. Attenzione, perché tira son 5, secondo me, fare fraseggio e palleggio e il possesso palla diventa poi difficile, perché il terreno di gioco potrebbe non favorire. Tocca per son 5, la bomba rasoterra, la tiene bassa, però non inquadra lo specchio della porta, appunto il riferimento alla pioggia, che se tu tieni la palla bassa può schizzare sull'erba e creare qualche problema al portiere. E invece così non è stato. Tra l'altro io faccio una battuta dicendo, ritornando a quello che dicevi tu l'anno scorso, anche perché poi non è facile seguire una squadra che è ultima, che ha fatto pochi punti, perché quando sei lì per lottare per la salvezza o sei per lottare per il vertice è facile, ma quando sei ultimo è ancora, secondo me, devi ancora di più dare lo chapeau ai tifosi. Sì, io voglio sottolineare che Domodossola, vista dal di fuori, può sembrare una realtà particolare, anche soprattutto nei momenti di difficoltà si tende un po' a drammatizzare tutto, a creare delle situazioni di crisi. Noi siamo stati testimoni, ripeto, la scorsa stagione con la presenza di questi ragazzi, ma anche con la curiosità che la Juve Domo destava, perché nonostante una classifica che praticamente da subito è stata deficitaria, i numeri, oltre a renderci felici e a confortarci, ci hanno confermato che la Juve Domo era seguita. Le nostre partite, che oltre sul nostro sito vanno poi a finire su YouTube, hanno avuto moltissime visualizzazioni. L'ultima di campionato in casa è stata giocata il 25 aprile in una giornata veramente calda, mi ricordo che sembrava già una giornata estiva, eravamo qua a commentare la partita con l'Ascaris, la presenza del pubblico era comunque importante, e l'abbiamo ancora più notata quando siamo andati a vedere le visualizzazioni di quella partita. Cioè la Juve Domo comunque vada, dal punto di vista mediatico funziona, sicuramente quest'anno facendo un campionato magari di vertice potrebbe ancora più aumentare questo interesse verso i Granata. La stagione l'anno scorso che è stata tribulata per una serie di motivi, una serie di errori che gli stessi dirigenti e giocatori hanno comunque ammesso, mentre si inserisce ancora Giampaolo viene forse strattonato, così è infatti
dice l'arbitro, è un calcio di punizione a favore della Juve Domo sull'out di destra. Altra posizione interessante per mettere il pallone in mezzo, anche se i saltatori devono arrivare da dietro, perché come sottolineavamo davanti mancano i centimetri. Ti dicevo, l'anno scorso una stagione comunque difficoltosa, a fine stagione non, sembrava quasi che non si sapesse quale fosse il destino della Juve Domo. Juve Domo, ricordiamo che è rinata a livello societario con nuovi incarichi a livello dirigenziale, c'è un presidente nuovo. C'è, a mio modo di vedere, una partecipazione più costante a livello di presenza di Fabio Scesa, che negli ultimi anni è stato veramente la locomotiva di questa società, sia per la passione che per l'impegno. Prova Cunati, questo tiro respinto dalla difesa, forse non si aspettava neanche lui. La posizione di Soncini era buona, in questo caso la difesa non era seguita bene, il Villa, ancora la Juve Domo che a palla con Fernandez, prova a inserirsi, viene fronteggiato ancora molto bene, il pallone è ricacciato via, Ferraris forse con una spinta su Donati, così è, fischia magari un po' in ritardo l'arbitro, è anche lui in preparazione. Quindi dicevo, comunque la società che si è rinnovata, rinforzata ed è ripartita sprombattuto, facendo quadrato su un allenatore nuovo, giovane, e assecondando le sue richieste e il suo modo di lavorare. Già dal primo giorno si vedeva comunque che c'era la volontà di dare tutto quello che l'allenatore aveva richiesto per poter lavorare al meglio. Ovviamente sono tutte parole le nostre, perché alla fine è il campo che decide chi ha ragione o chi ha torto. Vedremo a Juve Domo, tra l'altro ritardano ancora i calendari, io me li aspettavo alla fine di questa settimana, ancora non stanno uscendo. Torino hanno molte cose da fare, probabilmente stanno ancora pensando come hanno fatto a fare una Coppa Italia così male organizzata, e quindi stanno cercando adesso di capire come organizzare la Coppa Italia, che ricordiamo mercoledì partirà con Juve Domo, con Fomarco Juve Domo, e poi usciranno anche questi benedetti calendari alla fine. Io, tra l'altro, mentre tu parli, Fabrizio, sto seguendo sulla punizione di prima il duello a distanza Sottini-Soncin. Perché Sottini si è occupato solo di Soncin, che ha fatto finta di niente, secondo ti metti piegato sulle gambe al limite dell'area, ma si capiva che era lui a cui doveva arrivare il pallone, però non l'ha fatto praticamente passare Sottini, perché sa che è l'uomo più pericoloso per adesso sui calci piazzati. Attenzione, perché il rimpallo va a favorire Donati va dentro l'area di rigore, ma non riesce a sfruttare al meglio, reclama fuori gioco. È stato bravo in questo caso comunque Carrera a riportarlo sull'esterno e a ostacolarlo, anche semplicemente mettendogli una gamba davanti, ha creato pressione all'attaccante che non ha potuto concludere come aveva intenzione. Ecco, tra l'altro Ferraris si è rivolto all'assistente dell'arbitro dicendo: oh, è fuori gioco. Evidentemente adesso arriva una segnalazione, a palla uscita. E tra l'altro, prima, altra considerazione, Andrea Fernandez ha urlato e ha detto ai compagni, battendo le mani: forza, cerchiamo di darci una mossa. Veste i panni del capitano e anche, tra l'altro, del leader, perché poi serve anche questo. Intanto è il fratello Marco che va a prendersi anche una scarpata da parte del difensore del Virtus Villa. Ora sembrano essere, non so, la mia impressione, un po' meno mobili lì davanti, e quindi diventano un po' più prevedibili, e infatti non si registrano particolari azioni pericolose se non arrivano da calcio da fermo per i granate. Però anche un Krakas cerca di imbucare il pallone, ma questa volta fa buona guardia De Pani, che esce palla al piede, prova a combinare con un compagno, si sgancia, ma preferiscono ripartire da dietro gli uomini di Storni. La palla forse è pericolosa per Tabacco, che però prende il fallo di Fernandez, che sta per andare sulla linea del passaggio e far ripartire i suoi. Ancora Rolandi, che verso Mercurio dotato di buoni numeri a livello tecnico, non riesce però a eludere la guardia di Ferraris, e si riparte con questa rimessa con le mani, sempre Rolandi, prova con Tabacco, poi la palla arriva a Blardone, ancora Mercurio, dentro per Donati che prende il fallo di Soncin. È un brutto cliente Soncin per Donati, perché non lo riesce a spostare neanche una volta, né sulle palle alte né quando la palla è bassa, fa fatica. Del resto, lo sottolinea Fabrizio Francina, Soncin ha giocato anche tra i professionisti, quindi un po' di malizia se l'è anche fatta.
E intanto calcio di punizione che va ovviamente a battere Mercurio, minuti al cronometro sono 38, 3 secondi, 2-0 il punteggio per la Juve Domo, marcatori Marco Fernandez e Krakas, ancora Mercurio, mette dentro, c'è la testa di un giocatore Granata che mette fuori, caccia dentro il pallone in qualche maniera Sottini, la ributta fuori la difesa Granata, e allora ancora Tabacco che è arretrato sulla linea difensore a impostare il gioco, cerca un'apertura, in questo caso non ci arriva il compagno e Cugliandro con le mani va a rimettere in campo per Cunati, ancora Cunati. Giù pallone, alza la testa, poi scarica dietro a favore di Cugliandro che guarda posizionamento dei compagni, prova a servire in mezzo al campo Krakas, crede a domesticare questo pallone, prende una scarpata, il fallo di Blardone, aveva perso la palla in un primo tempo ma l'aveva sottratta in maniera fallosa il numero 8 della squadra di Storni, allora si riparte con Ferraris che ora prova a spingere sulla metà campo in direzione di Naggini, Naggini serve in mezzo un compagno, buono il fraseggio, la palla non ha mai toccato terra nei tre tocchi effettuati dai giocatori Granata, due dei quali dai fratelli Fernandez, ora brutto fallo di Tabacco su Fernandez, ma l'arbitro Palamara dice che è tutto regolare, lo stesso Tabacco, non è vero, si è fermato a soccorrere Fernandez, e dicevo prima, bello il palleggio Krakas Fernandez, la palla non ha mai toccato terra e gli avversari ovviamente non riuscivano a entrare in possesso della sfera, ancora Krakas che va a lottare, scarica dietro a Giampaolo che sta un po' più abbottonato perché deve coprire le sgroppate di Cugliandro in fascia, si riparte da Fernandez che prova a accelerare, salta tre avversari, non il quarto che lo ferma ed era Blardone, ma ancora la Juve Domo che ora insiste, sta provando a comprimere nella propria area di rigore la squadra del Villa e riparte proprio con il pallone gestito da Fernandez che cerca la profondità, non si è capito, bella la palla ma non ha capito Naggini di dove fosse indirizzato il pallone, ma un paio di minuti tambureggianti ora la Juve Domo che vediamo se continuerà a tenere la pressione con Storni in piedi che dà indicazioni ai suoi, evidentemente ci sono alcune cose che non vanno per il mister Virtus Villa, però c'è anche da considerare, come si diceva in apertura, la preparazione, con un po' più di preparazione nelle gambe per i Granata, un po' meno per la squadra di, l'abbiamo deciso di chiamare il factotum Victorino Bato e ora fallo laterale per il Juve Domo con Soncin che lascia l'incarico a Ferraris, con le mani si avvicina a Naggini ma preferisce dare a Fernandez, allora in mezzo a campo Cunati, tutti i palloni bene o male passano dall'ex dello Stresa e Carrera che si sgancia, grandi falcate, supera la metà campo, attende l'aiuto di un compagno, arriva Cunati, ancora Cunati che alza la testa, poi opta per un lancio per Cugliandro, palla praticamente col contagiri, deve metterla solo in mezzo ma è bravo Falcioni a evitare che la sfera possa arrivare verso gli avanti Granata, però complimenti, tra l'altro ribadisco l'impressione di giovedì, bel palleggio per i ragazzi di Castelnuovo che ora ancora insistono, ecco il cross, si era coordinato per provare a girare Fernandez ma poi Mercurio può alimentare il contropiede con la palla data al povero Donati, ma con Soncelli non si passa, la palla è sua di testa, poi c'era Carrera dietro e quindi si riparte ancora con Cunati, con Carrera. In questa circostanza si è vista l'esperienza di un giocatore come Soncin, perché sul lancio lungo, anziché ribattere di testa centralmente, ci sarebbero stati centrocampisti del Villa che erano arrivati a rimorchio dell'unica punta Donati, ha spizzicato alla sua destra per Carrera, che aveva mantenuto perfettamente la linea e quindi ha potuto ripartire con una facile giocata. Ora c'è un errato disimpegno del portiere Bernasconi che regala una rimessa laterale alla Juve Domo, sì, è una Juve Domo che gioca un po' a folate, in effetti credo che sul tuo tabellino ci sia da registrare che le due volte in cui ha seriamente giocato la palla negli ultimi 16 metri, dove per seriamente intendo positivamente, sono state effettivamente le due occasioni da rete. Sì, poi per il resto gran calcio piazzati, gran mole di gioco comunque quella che sta sviluppando la squadra di Castelnuovo, che ora riprova con Cunati, che ha un controllo difficoltoso forse per il terreno scivoloso, reso scivoloso dalla pioggia, l'1-2 con Krakas, poi la verticalizzazione per Fernandez, la palla è buona, si era fermato Rolandi con la mano alzata, tra l'altro Fernandez in qualche maniera la tiene in campo, prova il cross, pensavo all'inizio, ho pensato tentasse il tiro, invece ha provato il cross e Rolandi è rimasto impiantato per terra con la mano alzata senza neanche guardare Fernandez, che invece aveva preso velocità, ancora un pallone col contagiri di Cunati. Io riporto una frase che ho sentito sulla tribuna del Pedroli giovedì: ma come ha fatto lo Stresa a farsi scappare Cunati? Ma io credo che semplicemente Cunati abbia voluto cambiare quest'anno,
mentre c'è un inserimento di Nagini che sbaglia però il controllo, era andato col piede sbagliato, riesce comunque a girare la palla in mezzo, esce Bernasconi senza grossi problemi. Credo semplicemente che fosse il ragazzo che volesse cambiare ambiente e cambiare aria. È un giocatore sicuramente di qualità, ma oltre alla qualità anche tanta quantità. Io l'ho visto anche in allenamento non regalare nulla alle caviglie dei compagni, è un giocatore che comunque a questa squadra mancava già l'anno scorso probabilmente, hanno cercato l'anno scorso di superare con l'arrivo di Cembe di Cassani, però sono quei giocatori che non ce ne sono molti in giro. Sottolineavi prima nell'occasione che un difensore del Virtus Veda ha alzato il braccio cercando un improbabile fuorigioco, allora, a prescindere dal fatto che il Villa giocherà senza la terna in campionato, sono degli errori di inesperienza questi, perché sembra brutto detto così, perché a livello sportivo non dovrebbe essere. Quando giochi con una squadra un po' più blasonata spesso rischi che nel dubbio non ti vengano segnalate queste cose, capiterà durante la stagione regolare al Villa di incontrare delle squadre, mentre c'è una buona palla di Mercurio ancora per Donati, che comunque anche giocando da solo in mezzo ai tre difensori a Juve Domo ha avuto due o tre iniziative interessanti, anzi forse è stata quasi più incisiva il Virtus Villa che la Juve Domo in alcune situazioni. È mancato proprio l'ultimo passaggio, o forse quel tocco di misura. Secondo me però Rolandi prima era perché non ne aveva più, non riusciva a recuperare, si è impiantato lì chiamando fuori gioco. Dice che sono ancora i vecchi rimasugli del buon Baresi di qualche anno fa, quando alzava il braccio quando non arrivava più. Sì, però comunque è una squadra che non avrà la terna, deve evitare questi problemi. Ancora azione con Andrea che serve al fratello Marco, scarica l'indietro per Giampaolo, bella conclusione di Giampaolo che sfila alla destra di Bernasconi non lontana dal palo. Registriamo quindi la terza occasione, nelle precedenti due era andata a rete a Juve Domo, qui ci è andata molto vicino. Sì, tra l'altro più che alla Barese, perché forse aveva le gambe pesanti caricate dalla preparazione, perché prima all'inizio spingeva molto, adesso lo vedo un po' più affaticato qua in fascia e quindi ha provato, diciamo che ci ha provato. Tu hai fatto una sottolineatura giusta, quella che in prima categoria non c'è la terna, è poco da fare fuori gioco perché l'arbitro decide lui, è puntuale come un orologio svizzero, dopo 14 secondi passati il 45esimo il signor Palamara dice che può bastare così, termina il primo tempo 2-0 a favore della Juve Domo. Ci sentiamo e ci ritroviamo qua su Ossola Sport e su Sport VCO tra poco per vivere i secondi 45 minuti del terzo memoria. Ernesto Gori dal Curotti di Domodossola. Inizia il secondo tempo di questo terzo Memorial Gori, la parte che si sta giocando ovviamente a Domodossola, perché c'è anche una parte che si sta giocando in quel del Pedroli di Verbania, dove abbiamo preso del Piedimulera che ha vinto la prima partita 2-0 con la Synergy e a breve dovrebbero anche darci il risultato della sfida tra Synergy e Stresa. Qua invece la partita è sul 2-0 a favore della Juve Domo in virtù delle reti segnate al quinto minuto da Marco Fernandez e al 25esimo da Krakas, più Domo che Villa, ma ovviamente tra le due squadre c'è anche una categoria di diversità, ricordiamo Virtus Villa che milita nel campionato di prima categoria e ovviamente con l'obiettivo la salvezza, la Juve Domo neoretrocessa dall'eccellenza alla promozione, milita invece, mira invece a fare un campionato di livello. Attenzione, che gol! Dopo un minuto, che gol ha tirato fuori Cugliandro dal cilindro. Complimenti al giocatore Granata, Fabrizio, bel gol. Sì, anche se non credo che non abbia qualche complicità al portiere che si è fatto un po' sorprendere, tra l'altro non ha neanche calciato col suo piede, quindi ancora più merito a Cugliandro. Stavo guardando, la Juve Domo ha effettuato un cambio, ha fatto entrare Vischi al posto di Carrera nei tre dietro e nella prima occasione è andata subito in gol. Parlavi prima di differenza di categoria, io parlerei più che di una categoria, di una categoria e mezzo, visto che diversità di obiettivi, una in promozione vuol puntare a vincere, l'altra a salvarsi, quindi è una categoria e mezza, se possiamo passare questo gioco di parole. Intanto, come sottolineava Fabrizio Francini, è entrato Vischi, intanto poi sentiremo se ci sono notizie da Verbania sulla seconda sfida tra lo Stresa e la Synergy, e poi ovviamente presupponiamo e pensiamo che la finale sia tra Stresa e Piedimulera. Ricordiamo che poi chi vincerà il triangolare a Verbania affronterà chi vincerà questa sfida
e forse qualche euro sulla Juve Domo lo scommetto a questo punto, in una data da destinarsi, vista anche gli impegni di Coppa Italia, perché poi domenica prossima si inizia già con la Coppa Italia, il 1° di settembre inizia la Serie D, l'8 inizia invece il torneo di eccellenza, e per cui si stanno iniziando a rodare i motori anche per l'inizio del campionato, ma anche in vista delle prime partite ufficiali. Coppa Italia che tra l'altro Fabrizio, da ex giocatore, ex allenatore, viene sempre snobbata, ma che negli ultimi anni ha portato squadra a fare salti di categoria grazie alla vittoria. Ti ringrazio per il doppio ex. Allora, la Coppa Italia quest'anno ha una nuova formula, è un quadrangolare, che vedrà Juve Domo, Piedimulera, Strese e Fomacco impegnate, con una formula di una partita in casa, una fuori casa e una in campo neutro. Si parte il 28, quindi mercoledì, ci sarà Fomacco, Juve Domo e Piedimulera Stresa. Già qui si trova la prima particolarità: le due squadre che non hanno illuminazione del campo sono state designate per giocare mercoledì sera in casa. Da qui il risultato è che il Fomarco giocherà con ogni probabilità mercoledì a Gravellona e il Piedimulera dovrebbe aver chiesto il campo alla Bavenese, quindi giocherà a Baveno, sul campo di Baveno ci sarà Piedimulera Stresa. La domenica, giovedì, il turno a campo neutro. E qui arriva la seconda particolarità, perché sul neutro di Pieve Vergonte ci dovrà essere Juve Domo e Stresa, e la particolarità è che il campo di Pieve Vergonte è soggetto a manutenzione in questi giorni, stanno ultimando l'impianto di irrigazione, anche qui altro problema. Questo dà molto da pensare quanto siano informati e impegnati verso le nostre zone. Pensavamo che magari, avendo il presidente regionale di Ornavasso, ci fosse maggiore attenzione. Evidentemente chi è invece preposto a organizzare questi calendari non ne ha. Il terzo turno vedrà lo Stresa ospitare il Fomarco e la Juve Domo ospitare il Piedimulera, e sarà secondo me la partita più interessante tra le ossolane, perché, come anticipavi tu a inizio telecronaca, mentre adesso c'è un errata posizionamento della formazione domese, Mercurio tarda al passaggio, Donati aveva fatto il movimento giusto, Mercurio ha tenuto palla e ha permesso a Ferraris di rientrare, servire Soncin, facile disimpegno. Come dicevi tu a inizio telecronaca, si parla abbastanza poco, forse questa è una cosa che può far piacere a mister Cacello e al presidente Tomola, partire a fare spenti, ma secondo me Piedimulera è una formazione di tutto il rispetto per la promozione, una squadra che non avrà magari tra le sue ambizioni i primi tre posti, cioè la vittoria del campionato e i playoff, ma che potrà essere subito a ridosso delle prime, perché ha una squadra comunque collaudata e tignosa, come suol dirsi, ha aggiunto anche dei giocatori di qualità come Puzzello davanti, già protagonista in settimana di una doppietta nell'amichevole con la Bavenese, e Ferrara che l'anno scorso ha disputato una buona stagione a Baveno in eccellenza, così come un gruppo interessante di giovani. Quindi diciamo che il terzo turno di Coppa Italia potrà già essere interessante, anche perché sicuramente, a differenza di un memorial o di una partita secca di amichevole, la Coppa Italia, anche se è semplice bando di prova pre-campionato, è una gara a cui comunque tutti tengono, nessuno vuole mollare. Il terzo turno arriverà praticamente tre giorni dopo la prima giornata di campionato, quindi si farà sul serio anche in Coppa Italia, presumo. E tra l'altro, mettiamola così, la Coppa Italia che potrà rodare ulteriormente le squadre verso il campionato, perché con questa formula tre partite da giocare e arrivi al campionato comunque con già tre partite ufficiali nelle gambe. Tra l'altro, se mi permetti, visto che non l'abbiamo ancora nominato, alla tua destra c'è un dirigente della Juventus Domo che questo quadrangolare lo vive a pieno, permettimi la battuta, visto che le quattro squadre lui è stato impegnato in tutte e quattro le formazioni, con diversi incarichi, però comunque è stato impegnato in tutte e quattro, Piero, no? È un quiz, dobbiamo dire, devono indovinare chi è, lo diciamo, che è Fausto Sgro, che salutiamo e ringraziamo perché ci passa le informazioni che arrivano dalla Verbagna.
Bologna. Tra l'altro, informazioni che invece arrivano al Curotti: sono entrati Balassi e Varetta nella Virtus Villa, sono usciti Romeo e Blardone, cambi fatti nell'intervallo, poi ci saranno altri cambi, si sta scaldando anche qualcuno sulla panchina dei Granata. E prima Marco Fernandez non è stato fortunato perché è arrivato per colpire la palla, ma l'ha colpita col piede d'appoggio e non col piede con cui voleva colpirla, e quindi non è riuscito a indirizzare la sfera verso la rete di Bernasconi, che già ha dovuto capitolare tre volte in questo match, dove siamo arrivati nella ripresa al settimo minuto, 8 secondi, 3-0 Juve Domo. La terza rete non l'ha, diamo a Cesare quel che di Cesare, non l'ha presa sul groppone Bernasconi, perché il Virtus Villa ha sostituito anche l'allenatore, anche il portiere, scusa, e ha inserito il giovane Cortesi, credo che sia un classe 95-93 forse, Cortesi, tra i pali. Sì, quindi Bernasconi ne ha presi due di gol, uno ne ha preso Cortesi, e intanto è il momento, arriva il momento di Lusardi, che erroneamente avevo già segnato prima come ingresso in campo, avevo scritto per un problema di linea al posto di Vischi, invece adesso entra e dovrebbe uscire Fernandez, se non mi sbaglio, in questo caso Fernandez Andrea, che lascia anche la fascia di capitano a Giampaolo. Giampaolo diventa il capitano ora della formazione Granata. E non, prima sottolineavamo gli ex, anche Giampaolo è un ex, perché la passata stagione la seconda parte l'ha disputata col Virtus Villa. Sì, anche per lui un ritorno poi qua alla Juve Domo, e quindi la voglia di far bene. Potrebbe arrivare appunto nei due giocatori che dicevamo, Andrea Olivioli, un altro solano, perché è uno solano Antonio Violi, e quindi poi un giocatore di carattere che comunque sicuramente diventerà un idolo della tifoseria degli ultras Granata. Ora prova, dici no Fabrizio? Sì, no, sì, sì, no, più che di carattere dovrebbe magari limare un attimino il carattere Antonio, perché a volte le sue qualità paga dazio con... Diciamo che è esuberante. Esuberante. Tutti si ricordano quell'episodio con lo Sporting Bellinzago in 9 contro 11, la reazione avuta e il fatto di aver lasciato lo Sporting Bellinzago in 8, da lì la società del presidente Massaro decise di lasciarlo a casa e un po' si giocò il campionato, non per colpa di Violi, sia chiaro, perché anche Soncin si fece espellere in quel match, quindi un campionato che ha vinto il Borgomanero, ma una scelta che non vorrei che poi, Fabrizio permetti una battuta, io ho visto Violi alle prime partite in prima squadra quando era a Verbania e i numeri ci sono, non vorrei che poi ti porti dietro quell'etichetta per tutta la vita, perché all'inizio non era così comunque esuberante, forse è stato quella partita che lo sta etichettando, anche se è uno che è in campo non molla mai. Sì, io Bellinzago l'anno scorso l'ho visto in entrambe le occasioni con la Juve Domo e con un grande rooster, come dicono gli americani, 18 giocatori, veri giocatori, ma con degli errori banalissimi. L'anno scorso, se sinceramente la palma della delusione del campionato di eccellenza se lo sono divisi da parte mia per la Juve Domo, che mi aspettavo comunque che facesse di più, ma anche e soprattutto per lo Sporting Bellinzago, che ha disputato una seconda parte di stagione, un finale deficitario, e si è giocato il campionato dandolo in mano praticamente a un Borgomanero che alla terz'ultima sembrava che a sua volta si fosse suicidato, restituendo l'opportunità al Sporting Bellinzago. Il finale è stato veramente, con tutto il rispetto per le cose veramente drammatiche, ma sportivamente drammatico per la formazione del presidente Marzano, ma nel suo complesso Bellinzago mi ha molto deluso. Avere dei giocatori veramente di uno spessore incredibile, giocatori che l'eccellenza la fanno in carrozza. Sai io come l'avevo soprannominati? Ti piace vincere facile, perché tra quando ha preso Pedotti, Pobega, Ciana, aggiunti già a quell'organico, beh, è stato impressionante, però tanto onore al merito a Borgomanero e a Erbetta. Con tutto il rispetto alla persona, all'allenatore, al suo curriculum, io sono piccola cosa, ma a me sinceramente l'anno scorso Bigica mi aveva abbastanza deluso per il gioco che aveva dato alla sua squadra e anche per l'atteggiamento stesso. Ricordo che eravamo andati a vedere a Bellinzago la partita è andata tra Domo e Bellinzago, un Domo largamente rimaneggiato, praticamente l'abbiamo visto soccombere con una punizione di Leto Colombo, nulla di più.
e nulla di più, mentre c'è stato un tiro cross di Mercurio che ha un po' spaventato Imperiali. Dicevo, l'andata abbiamo visto un Bellinzago veramente mal messo in campo a livello di disposizione, per quanto la qualità dei singoli si vedeva che era elevata. Mi ricordo che feci un'intervista a Mister Bigica chiedendogli come mai fossero stati poco utilizzati gli esterni così bravi come Molly Canardo e Gambuto, credendo che lui si lamentasse un po' di questo errore tattico dei suoi giocatori, e invece mi sottolineò che era una sua scelta perché voleva mettere in difficoltà centralmente un Juve Domo che in verità aveva due ragazzini sulle fasce, aveva fuori Marco Fernandez, aveva fuori comunque parecchi titolari. Rimasi un po' basito, a fine anno ho anche capito tante altre cose, perdonami un po' la battuta, però insomma alla fine le paghi queste cose, perché con una Juve Domo ultima in classifica ti puoi permettere un errore così, quando vai a Gassino con una squadra ben messa in campo pur qualitativamente inferiore, ha perso la partita, ha perso il campionato. E intanto perde la partita Donati, nel senso che esce e lascia la partita al 57esimo, entra Martinelli. Credo che fosse molto dispiaciuto Donati di staccarsi un attimo da Soncin. Sì, esatto, da Soncin e prima Carrera e poi Vischi. E dicevamo, intanto sono arrivati anche in tribuna un paio di giocatori Virtus Villa che hanno fatto la doccia, sostituti nell'intervallo, se non mi sbaglio si tratta di Blardone e Romeo. E intanto segnaliamo che a Verbagna lo Stresa ha battuto la Sinergia 1-0, gol di Cosentino, per cui per determinare chi sfiderà la Juve Domo, che insomma ritengo che va bene che nel calcio ne abbiamo viste tutte, però 3-0 con anche la categoria di diversità diventa problematico da recuperare per la squadra di Storni, per determinare chi affronterà i Granata nel aggiudicarsi il terzo Memorial Gori tra Piedimulera e Stresa, e quindi tutte le squadre di promozione stanno comunque facendo il proprio dovere, anche se magari lo Stresa in 45 minuti ha fatto un po' più di fatica nei confronti della Synergy, che però è una discreta squadra avendo quell'ossatura del Gravellona dello scorso anno. Intanto si continua a giocare qua al Curotti, ribadiamo 3-0 punteggio, 13 minuti, 54 secondi, altri uomini di movimento che si scaldano sulla panchina di Castelnuovo, e intanto palla recuperata in mezzo dal neocapitano Giampaolo, che poi deve ancora lottare, si fa sportellate cunati con un avversario, si tratta di Balassi, l'ha letteralmente spostato perché non riusciva ad arrivare sulla traiettoria del pallone, Balassi sembra non aver gradito. Cunate che non è solo tecnica, ma insomma ci mette anche la grinta. Intanto Vischi. Se dobbiamo fare una disamina senza considerare tutte le cose che hai citato prima, diversità di categoria, di obiettivi nella categoria rispettiva, a me il Villa non è dispiaciuto, no. come impostazione in campo, come ordine, come impegno, a me il Villa non è dispiaciuto, molti di questi giocatori l'anno scorso giocavano addirittura in una categoria inferiore ancora a Pieve Vergonte, una squadra che ha giocato a metà classifica, non mi sono veramente dispiaciuti per un'abnegazione, usano dire adesso gli allenatori veri, e per l'impegno profuso in questi primi 60 minuti. Infatti comunque partita vera, perché insomma adesso si è lottato in maniera anche coriacea su alcuni palloni, Giampaolo è intervenuto su Varetta in precedenza in maniera decisa, e quindi questo dimostra che nonostante sia un torneo e potrebbe essere tra virgolette un amichevole, in realtà tanto amichevole non è, si continua a giocare e a lottare, e di conseguenza la partita è vera. Il punteggio 3-0 ovviamente può permettere alla Juve Domo di tirare un po' il fiato, però sono entrati alcuni giocatori alla panchina che hanno voglia di dimostrare che magari la panchina in questo caso non è meritata, per cui hanno voglia di farsi vedere. Intanto Soncin prova a sganciarsi, affrontato da Tabacco che prova anche un body check per rallentare la corsa del ex giocatore del Perugia, e poi in due vanno a stendere Rodle, che è entrato anch'esso. Facilmente riconoscibile per il colore della capigliatura, sì. Sì, che tra l'altro è andato a segno anche giovedì. 95. E, sì, Rodle, ci auguriamo che la dicitura sia giusta. Cerchiamo di capire chi è uscito, perché a questo punto dobbiamo andare a forse Ferraris è uscito. Sì, è uscito Ferraris. Conferma anche il buon Fabrizio Francina. Vediamo se la punizione la tira ancora Krakas.
Intanto continuano gli esercizi altri giocatori della squadra ossolana. Chiedo conferma a Fabrizio se è crack sul pallone. Sì, non era guardevole, ma non è né vicinissimo, però potrebbe provare a beffare il portiere Cortese come ha fatto in precedenza il suo compagno Cugliandro. Per mettere in porta, poi andiamo a vedere, minuto numero 16, anzi 17, parte il tiro, para e risponde bene mettendo in corner Cortesi. Primo corner della ripresa, terzo totale, zero ne ha tirati il Villa. Va a provare il corner corto, poi cambia idea, lascia l'incarico a Krakas che parte dalla bandierina, allora attende che scenda un compagno. Si tratta, no, Ferraris è in campo. Quindi Son Cincè, Carrera è già uscito in precedenza, manca forse Cunati, c'è. Intanto palo, no, è gol, la palla è entrata, è un gol roccambolesco a dir poco, al 17esimo minuto della ripresa, quindi diventa 62, però devo capire che segnato perché stavo anche cercando di capire chi fosse uscito. Intanto entra Nagini, ma non c'è Nagini. Rodle è uscito ora, vediamo chi è uscito, no, però è uscito uno del Villa. Sì, mi sembrava De Pani ed è entrato Di Canio. È uscito De Pani. Intanto però non abbiamo scoperto che ha segnato il quarto gol. Marco Fernandez. Intanto è uscito De Pani, nella girandola c'è stato un roccambolesco gol di Marco Fernandez, al suo secondo centro personale quest'oggi, ha mandato la palla a sbattere sul palo e poi rete, ma la palla nella traiettoria tra i due pali aveva già varcato la linea bianca perché l'arbitro aveva già fischiato il gol, nonostante poi un difensore del Villa avesse liberato, ma non hanno neanche protestato, onore del vero, i giocatori di Storni. Sì, la Juve Domo che è stata ridisegnata da Castelnuovo con Imperiale tra i pali, 96, portiere della Juniores perché Mellerio è assente, Cordino infortunato, e mentre c'è questo lungo lancio su cui esce Cortesi con una buona uscita bassa. La difesa 3 adesso è formata da Vischi, Soncin centrale e Ferraris alla sua sinistra. È stato posizionato a centrocampo, come interno di centrocampo, Cugliandro in coppia con Giampaolo, mentre Cunati rimane al vertice basso. Sugli esterni ci sono Lusardi e Rodle a sinistra e davanti ancora Fernandez e Krakas, anche perché alternative davanti in questo momento non ce ne sono. Ricordiamo che è assente anche Ghignone per un infortunio, una frattura, e sta preparando il terzo cambio ora il mister Domese con Zanetta che è pronto per entrare a fianco alla panchina. Juve Domo che cerca sempre come in precedenza il fraseggio, mi sembra che a differenza dei precedenti giocatori, quelli che sono subentrati nella seconda parte, cioè Lusardi e Rodle, tendono a alzare il loro baricentro maggiormente, e avviene ora il cambio. Vediamo, il giocatore esce, Giampaolo, quindi gira ancora di mano in mano la fascia di capitano e addirittura a scalare, va a finire sul braccio di Cugliandro, 94 alla seconda stagione nella Juve Domo. Domese, si conferma quindi la tendenza di Castelnuovo a dare priorità ai Domese, alla sovranità per quanto riguarda questi piccoli particolari. Castelnuovo che si sta facendo notare e benvolere, sottolineo, dai ragazzi anche nelle, chiamiamole, uscite post partita. Sabato, dopo una amichevole tra i ragazzi, sono stati ospiti dei tifosi, credo che fosse stata organizzata dai tifosi, qui adiacente alla tribuna dalla parte opposta alla nostra c'è una zona per le griglie, è stata una serata di cui mi hanno raccontato e mi è dispiaciuto essere assente perché è molto piacevole, anche questo è far gruppo, è un merito anche questo del mister che è passato da Fomarco, da Vigezzo a Domodossola con la stessa semplicità e con lo stesso atteggiamento.
Probabilmente una serata anche col tasso alcolico un po' più alto del dovuto. Sono giocatori, si comportano bene, queste cose non le fanno. Ok, e comunque facevi bene a sottolineare questo aspetto. Intanto svuota la panchina perché entra nell'ordine il secondo portiere Cavalli al minuto 66 totale, esce Imperiale e entra anche Laganà e esce in questo caso Ferraris, l'abbiamo chiamato prima. È rimasto solo Minocci in panchina, l'unico adesso che non è ancora entrato dai due ragazzi alla panchina. Credo che sia in panchina solo in caso che Soncin chieda il cambio per l'affaticamento che dicevi prima, perché mi sembra che anche lui forse aveva qualche problemino, quindi magari non vorrà rischiarlo. Il portiere che è entrato, Cavalli, è il portiere degli allievi, presumo che sia un 97 e credo che sia la prima presenza con gli adulti. Coi grandi, chiamiamoli così, 22 minuti. Gran fisico peraltro. 22 minuti, 12 secondi, 4-0 il punteggio, doppietta di Marco Fernandez, Krakas e Cugliandro i marcatori. Per adesso par condicio tra Bernasconi e Cortesi che hanno preso due gol ciascuno, però Cortesi ha ancora praticamente da giocare 28 minuti, quindi attenzione a questo tiro. La palla fa l'effetto flipper e poi spara altissimo da buona posizione. Fuori gioco. Sì, tra l'altro ha sbandierato, ma in precedenza c'è stata la stessa piccola disattenzione, chiamiamola così, perché ha alzato la bandiera l'assistente dell'arbitro che poi l'ha ignorato completamente ancora una volta, ha deciso lui, poi l'ha riabbassata, poi l'ha rialzata, poi dopodiché ha fischiato. Sposo quello che ha detto Fabrizio Francini, anche gli arbitri sono in preparazione per la nuova stagione ovviamente. Intanto continua la Juve Dom a produrre gioco, lo fa con Lusardi che aveva scaricato aveva preso il fallo per l'avversario. Intanto Fernandez va a lanciare Rodle, io ho visto un braccino di Rolandi sulla schiena di Rodle, sarebbe stato troppo però. Lusardi invece è un 95, cominciamo comunque a far conoscere anche questi ragazzi arrivati adesso quest'anno a Juve Dom. È un 95, la passata stagione l'aveva iniziata nella Juniores della Bavenese per concluderla. Intanto poi, scusa, Tevez l'ha messa. E Lusardi aveva finito la stagione a Crevola, che era poi la sua società che l'aveva visto crescere. E è un 95, giocatore interessante, anche se è portato più alla fase offensiva che alla fase difensiva, e quindi dovrà un po' anche imparare certi meccanismi, soprattutto con la disposizione in campo che la Juve Dom, un 3-5-2 che richiede un gran dispendio di energie per chi gioca in fascia. E intanto arriva il primo corner che abbiamo chiamato in precedenza per il Virtus Villa, tre ne ha battuti la Juve Dom. Ovviamente se Soncin chiama l'attenzione ai suoi dicendo marcatura in marcatura e anche veloci, ha liberato fuori, ma c'è stato fuori gioco, questa volta c'è accordo tra l'assistente e l'arbitro. No, io sto ancora ridendo per quello che hai detto un attimo fa, Piero, perché si vede la differenza tra me e te, entrambi gobbi, lo ammettiamo, la differenza che io faccio le telecroniche solitamente però sullo sport, che vanno il giorno dopo la partita, tu fai le dirette e quindi hai buttato lì in diretta una rete di Tevez, quindi chi domani mattina, anzi questa sera sul tardi ascolterà la nostra telecronaca, considerando che siamo circa al 65esimo, si ritroverà un'ora e mezza a sapere già il risultato e quindi va benissimo. Io mi sono dovuto abituare a trattenermi la domenica perché viaggiavo col telefono con gli aggiornamenti seguendo il domo e tu hai agito come solito, cioè con la diretta che ricordiamo per tanti anni RVL è stata la radio che in diretta forniva servizi come aggiornamenti sportivi continui dai campi di calcio, non solo quelli facili di promozione, di questo voglio darti merito, ma anche quelli delle categorie più basse che altrimenti non avrebbero la visibilità che meritano. Oggi ci siamo anche noi come Sola Sport, da Sport VCO, perché anche in seconda categoria c'è gente che in terza categoria, in seconda, in prima, gente che fa calcio, gente che si impegna, gente che lavora, che spende dei soldi per fare dei campionati e meritano l'attenzione che noi diamo.
E tra l'altro ne approfitto dell'assist che mi hai fornito per ricordare che anche quest'anno RVL non farà le dirette delle partite, ma il Bar Sport, con tutti i risultati subito finite le partite e le interviste fino alle 19:30, poi tutti i risultati su Sport VCO e Ossola Sport, appunto, che collaborano. Intanto Fernandez prova a involarsi per la quinta segnatura della Juve Domo, la terza personale, e di conseguenza non riesce perché viene anticipato e rimane il punteggio 4-0. Intanto festeggiano in gradinata i tifosi della Juve Domo, accendendo anche i fumogeni, e fanno festa nonostante sia un torneo, diciamo, continuano a seguire, non mollare i propri beniamini. 26 minuti e 40 secondi, ancora Fernandez prova a puntare l'avversario, serie di finte con la gamba, ma Falcioni non è certo l'ultimo arrivato e non abbocca alla ubriacante finta di Fernandez, che poi non è d'accordo sul fallo che gli viene fischiato, e si riprende con il calcio di punizione in fase difensiva. Adesso però diciamo una cosa, un gol Virtus Villa lo meriterebbe. Sì, per l'impegno. No, io stavo facendo una considerazione un po' nostalgica, al di là dell'età che me lo impedisce, della costituzione fisica che ormai è da ex giocatore, nel vedere questi ragazzi dalla parte opposta alla nostra, mi dispiace di non essere un giocatore di calcio e di poter provare a stare in campo sentendo queste persone. Cioè, è veramente un impegno, con tutto il rispetto per una semplice amichevole, ma questi ragazzi sono eccezionali. Io direi che, visto che comunque la girandola dei cambi ha un po' alleggerito la partita, per quanto non fosse a livelli altissimi già da qualche minuto, e il fatto comunque che stiamo andando verso la conclusione, direi che possiamo ritagliarci uno spazio di tempo per ricordare la persona a cui è intitolato questo memorial. Una persona squisita, una persona che ha vissuto di calcio, la sua vita è interamente vissuta di calcio. Ognuno di noi che l'ha conosciuto ha aneddoti e ricordi simpaticissimi, perché al di là che non amasse perdere nemmeno a briscola, era una persona che insegnava tanto. Io credo che Ernesto Gori, se fosse ancora sui campi di calcio di oggi, benché qualcuno possa pensare che sia un allenatore d'altri tempi, sarebbe ancora oggi un passo avanti a tanti allenatori o presunti tali o che si credono tali che ci sono oggi. Ernesto Gori era una persona che prima di tutto maturava l'uomo, cresceva le persone, era una persona molto, molto semplice nel suo modo di fare, alternava l'italiano al dialetto non con stupidità ma con semplicità, lo faceva per alleggerire alcune tensioni, era una persona che veramente insegnava tanto a chi aveva l'intelligenza per capire. Poi si dice sempre che i giovani bisogna aiutarli. Ernesto Gori è una persona che comunque con i giovani, gran palla intanto di Fernandez, non me ne voglia buon Ernesto, ha dato un gran palla a Krakas, troppo lunga. Era una persona che comunque sapeva anche aiutarli, i giovani. Io ho un aneddoto soprattutto, Piero, e lo ricordo ogni volta, lo ripeto, chi ha assistito l'anno scorso a Memorial Gori qua a Domodossola se l'è sentito raccontare, non mi stancherò mai di raccontarlo. Io ero un ragazzino alle prime armi, sono andato a Stresa, lui allenava a Stresa, sono andato a fare tre allenamenti, loro non avevano la juniores, e a un certo punto mi ha detto in dialetto: Boccia, è meglio che rimani a Vogogna a maturare ancora un po', perché qua non abbiamo la juniores, giocheresti poco. La verità è che io non ero effettivamente pronto, non era un discorso di juniores, perché in quella squadra c'era un giocatore, tu ricorderai, Sacchi, era un 69 come me, e praticamente giocava quasi titolare in quella formazione, quindi era il suo modo elegante per dirmi: non ci sei, non puoi fare la promozione. Però ho fatto tre giorni a viaggiare in macchina con lui, Vogogna, Stresa, e ti assicuro che li ricordo ancora con nostalgia e in parte con commozione. Dopo il ricordo da parte di Fabrizio Francina su Ernesto Gori, ricordiamo, e sottolineavi tu, i tifosi che hanno acceso i fumogeni, l'hanno fatto anche forse per festeggiare la fine della pioggia, perché non sta più piovendo. Infatti abbiamo notato anche come la nuvola dei fumogeni si sia poi spostata immediatamente dal Curotti, che tra l'altro mi sembra sia migliorata proprio grazie al fatto che smette di piovere la visibilità, anche se questa non so se è la mia sensazione, ma i lampioni fanno una luce maggiore in mezzo al campo, se noti, sulle alcune zone sono un po' più scure rispetto alla luce che si nota in mezzo.
premesso che non è una colpa o una responsabilità della Juve Domo, no. Io dico che questi tifosi, la città e la storia di questa società sportiva meriterebbero un'attenzione diversa dall'amministrazione comunale domese, perché la pista, che è utilizzata tantissimo dagli sportivi, il terreno di gioco, l'impianto in sé meriterebbe ben altro. È un impianto che è stato trascurato, ed uso un eufemismo, è un impianto che meriterebbe veramente degli interventi maggiori. Non si riesce a capire come negli anni ci sia stato quasi un atteggiamento che sembrava quasi che la società sportiva fosse osteggiata addirittura. Io ricordo che l'anno scorso io avevamo disputato, magari con dei risultati negativi, ma ha disputato una stagione di eccellenza, che vuol dire portare il marchio di Domodossola in giro per la regione, in tutta la regione, e non è stata sicuramente supportata adeguatamente. Ripeto, opinione personale, mi prendo responsabilità di quello che dico, Domodossola meriterebbe un'attenzione diversa a livello sportivo. Scusami Piero, concludo. Non fosse peraltro anche per il gran settore giovanile che tutti gli anni veicola tantissimi giovani e che invece sono comunque costretti a fare veramente salti mortali. Intanto siamo giunti al minuto numero 32 e 13 secondi nell'arco della ripresa, 4-0 il punteggio a favore della Juve Domo. Ricordiamo che a segno sono andati Marco Fernandez al quinto, Krakas al 25esimo del primo tempo. Al primo minuto della ripresa un ottimo tiro a giro di Cugliandro in fila al terzo gol dei Granata, e la doppietta personale di Fernandez e la poker per la Juve Domo arriva al minuto numero 62, 4-0, Juve Domo che continua a giocare, lo fa con il numero 14 Lusardi e sta provando ora anche il quinto gol, a cercare il quinto gol la squadra di mister Castelnuovo. È uscito anche Mercurio nel frattempo e ha lasciato il posto a Meda nel Virtus Villa. È rimasto, mi sembra, un uomo per parte in panchina, De Santis per il Virtus Villa e Minocci per la Juve Domo, che al momento non sono entrati, ma forse, se non sbaglio, ho visto Minocci che andava direttamente. Ha un risentimento muscolare, ci dicono Minocci, infatti se stava andando già anche negli spogliatoi, quindi non entrerà. Di là non sappiamo se De Santis invece entrerà o meno. Ovviamente poi in questa fase di preparazione ci sono quei piccoli acciacchi, quei piccoli problemini che... Ah, De Santis è entrato anche lui, quindi segniamo il suo ingresso. Dobbiamo capire chi è uscito. Sì, dovrebbe essere il numero 3 Rolandi, quindi tra virgolette, non si offendano per la battuta, i vecchi fagioli sottini giocano tutta la partita. Non mollano, non mollano. Falcioni è una classe 75, Sottini è mio coscritto 69, non mollano, sono sicuramente due persone che questa partita qua usciranno e arriveranno in spogliatoio. Conoscendo Luca darà probabilmente anche un calcio alla borsa, perché perdere 4-0 anche un amichevole lo infastidisce. Certamente il carattere che dicevamo prima, che sono giocatori e allenatori, anche il torneo a briscola dà fastidio perdere, quindi figurati poi le partite in maniera anche così marcata. Tra l'altro Sottini ha anche il patentino di allenatore, da qualche anno allenatore, quindi potrebbe essere stato anche giustificato nell'appendere le scarpe al chiodo e mettersi a fare allenatore, e invece lo fa a livello di ragazzini, ma ancora sul campo si impegna, si sbatte a fare gli allenamenti e a giocare in prima categoria, che ripeto non è una categoria tra l'altro facile, perché comunque incontri comunque già delle squadre competitive senza la terna. Qualcuno probabilmente che affronta Sottini potrebbe essere suo figlio, tanto di cappello. Ecco, tra l'altro Sottini che si è dedicato anche alle gare podistiche, un po' come faceva anche Castiglioni, vanno a fare queste corse, queste gare podistiche di media distanza, e quindi segna che sta bene, il significato che sta bene fisicamente. Castiglioni 70 se non mi sbaglio, 71, e anche lui fino a poco tempo fa giocava e effettuava anche lui queste gare podistiche, quindi allena i ragazzini, gioca a calcio e va a fare podismo, quindi tanto di cappello anche a Sottini.
Sì, anch'io faccio sport, sport da tavola. Infatti io per la mia tartaruga è diventata podalica. Al contrario, quindi battuta di ovviamente Fabrizio Francina, ma Sottini appunto tanto di cappello, classe 69. Secondo me c'era un altro che poteva ancora rimanere a giocare a questo punto, che era Lucio Foti, visto che non allena neanche ed era ancora più in forma, soprattutto negli ultimi anni che ha giocato, visto che si teneva anche lui veramente alla grande, quella generazione con che ha vinto il campionato qua a Domo, tra l'altro sono saliti in C2, c'era Galeazzi, c'era l'altro Foti, Antonello, anche lui tra l'altro senza panchina, di questi giocatori c'era appunto Luciano Foti giovanissimo, c'era Stefano Adda se non ricordo male e forse c'era anche Ivano Conte lì davanti, quindi insomma quella generazione, bene o male, tra l'altro proprio in questi giorni un po' li ho rivisti, sia Conte che Foti che oggi Sottini, quindi insomma gente che ha fatto la storia da Juve Domo, perché arrivare in C2 in quegli anni era un gran risultato, Fabrizio. Eh sì, c'era comunque un gran seguito a Domodossola, c'era un impegno da parte di sportivi, sponsor, per portare comunque a certi livelli la squadra. Io ero un ragazzino che iniziava a giocare, quindi ero impegnato altrove, ho visto poche partite in quegli anni lì, tra la D e i primi anni C2, ricordo un giocatore mi aveva affascinato quando ero venuto a vederlo, chi ha seguito il campo di Domodossola se lo ricorderà, era numero 7, si chiamava Fostinelli, sembrava, per andare un po' con la memoria a quegli anni, chi c'era, sembrava Bruno Conti, come folleggiava sulla destra, bel giocatore, e ricordo Ivano Conte, un centravanti che mi piaceva molto, non fosse peraltro che giocava nel mio stesso ruolo, quindi l'attenzione era ricaduta su loro. Sinceramente non mi ricordo se in quella squadra lì c'erano tutti i giocatori che hai detto tu, probabilmente hai più buona memoria tu di me, appunto per averli seguiti. Ricordo quei due giocatori in particolare in quegli anni. Ecco, tra l'altro Ivano Conte, che è quel centravanti boa a cui faceva riferimento prima, parlando di Andreoli, quell'uomo d'area di rigore che va su di testa, che fa salire la squadra, che gioca, deve giocare dentro l'area. Come diceva il buon Masoero, il più forte, dopo di me è il più forte in quel ruolo, mi diceva. Ovviamente mi prendeva in giro. E intanto prova il Villa alla ricerca del gol della bandiera, va a colpire sul tiro il compagno Tabacco, che non ha apprezzato molto probabilmente la botta del compagno sul pallone, che poi si è infranto sul suo corpo. Intanto lo vediamo chiaramente, stando anche al fatto che siamo al 38esimo minuto, 7 più recupero alla fine, 4-0, prova delle accelerazioni rapide, ma sembra con una certa calma. Intanto continuano a fraseggiare in mezzo al campo i ragazzi di Castelnuovo, ora è Di Canio che ha recuperato questa sfera, per un attimo era tornato. Anche adesso, scusate ti interrompo, Cugliandro ha avuto troppa precipitazione a cercare un cambio di palla, fare un lancio, Suncin, con molta calma gli ha detto stai calmo, senza fare grosse scene, l'anziano tra virgolette, perché ha comunque 30 anni, Suncin non è così anziano, con calma ha dato indicazione al giovane che porta la fascia di capitano e il ragazzino tra virgolette si è girato e gli ha detto hai ragione, questo vuol dire essere comunque leader all'interno di una squadra. Certamente, è un po' il ragionamento che sentivo oggi fare a Radio Rai sul commento di Verona-Milan, all'occhiataccia tra Balotelli e Petagna, che era entrato ragazzino, perché lui, il ragazzino, è stato reo di aver portato via il pallone a Balotelli e poi non averglielo passato. Qua non è stato così educato Balotelli, perché l'ha mandato proprio a quel paese platealmente, a differenza invece di Suncin, che ha dato indicazioni al capitano, ma capitano ovviamente non per l'età o per l'esperienza, ma perché, come sottolineava Fabrizio Francina, sta cercando di premiare l'ossolanità, il mister Castelnuovo e soprattutto chi effettivamente è qualche stagione che veste la maglia granata. Sì, sarebbe stato semplice una volta usciti Fernandez e Giampaolo, cioè comunque ragazzi 26 anni, 27, 28, cioè di una certa età, la fascia di capitano, a metterla al braccio di un Suncin, ex professionista, giocatore comunque leader della difesa, e invece è stata premiata questa cosa. Quella per conclusione, forse la prima serie della ripresa, a parte quel tiro cross di Mercurio da parte del Villa. Una cosa che mi diceva Castelnuovo, che era rimasto comunque impressionato nello spiegare tatticamente come disporsi con questo nuovo modulo a tre dietro, mi diceva
l'attenzione che comunque aveva Sun Cin nell'ascoltarlo. Sun Cin che giocava con Cosmi, che ha fatto del 3-5-2 il suo pane, eppure la predisposizione di questo giocatore all'essere lì tranquillamente ad ascoltare un allenatore che comunque ha la prima esperienza in promozione. Queste sono cose che a fine anno potrebbero fare quadrato, fare a cubare, come si dice, e portare qualcosa in più. Adesso infatti Sun Cin chiamava Lusardi, invitandolo ad arretrare per prendere un uomo che aveva lasciato sull'azione di punizione che poi ha prodotto quel colpo di testa per il giocatore Villa. Infatti continuava a dire Lusa torna indietro e faceva l'allenatore in campo perché era fuori posizione, quindi no, se fosse stato battuto invece che in mezzo servendo un assist in fascia, Lusardi si sarebbe trovato tagliato fuori e un uomo del Villa sarebbe potuto andare verso l'area di rigore. Quindi questo dimostra anche l'esperienza di Sun Cin, che ora mette in fuori gioco un avversario che forse inizia a non avere neanche più gambe, perché i minuti di gioco sono 41-20 nella ripresa. Sun Cin torna indietro, lui, Cugliandro e mi sembra forse Cunati, che sono rimasti in campo tutta la partita, e Krakas. Le due punte, Cugliandro, Sun Cin e Cunati. Cunati che sta camminando, è la prima volta che lo vedo, lo stavo seguendo, è sempre sul passo, sempre di corsa, era la prima volta adesso che stavo riprendendo fiato, una bella presenza lì in mezzo. Intanto i cambi sono 7 quelli che si possono fare in questo torneo Memorial Ernesto Gori, ma non avendo Minocci in condizioni accettabili ne ha fatti 6, infatti sono rimasti 5 giocatori, quelli che abbiamo nominato in precedenza, in campo tutta la partita, mentre ha effettuato tutte e 7 i cambi Mister Storni per il Virtus Villa. E ci avviciniamo pian pianino alla fine anche della partita. Il risultato è segnato ormai da tempo per quanto riguarda il 4-0 di punteggio. Ora si tratterà solo di capire chi andrà a sfidare la Juve Domo tra Stresa e Pirimulera. Potrebbe esserci un altro derby ossolano. Sì, Pirimulera, in base ai risultati che hai fornito praticamente in presa diretta prima tu, al doppio vantaggio del pareggio come risultato, Bisogna vedere se è finita poi effettivamente così, perché comunque non sappiamo neanche come hanno miscelato gli allenatori nel doppio incontro i giocatori. Penso che in vista della Coppa Italia potrebbero essere rimasti anche in campo tutti e due 90 minuti. Oppure che abbiano giocato a carte coperte e che nello scontro diretto abbiano messo molti giovani. Sai, questi allenatori sono un po' strani, io li conosco entrambi, non saprei darti una risposta. Non può darsi anche che abbiano miscelato equamente le cose. Intanto 43 minuti, 30 secondi, 1,5 alla fine dei tempi regolamentari, poi valuteremo il recupero. In teoria si applica, dovesse applicare i 30 secondi per tutti i cambi, che sono stati 13, ci sono 7 minuti di recupero, alcuni però per fortuna ne hanno fatti nell'intervallo. Diventa un tempo supplementare. Esatto, quindi pensiamo che il signor Pallamara della sezione di Domodossola opti per il buon senso e magari neanche fare tutto questo recupero, visto che il punteggio è 4-0, le squadre sono ancora in preparazione, il terreno comunque è stato per certi versi pesante perché ha piovuto e anche alcuni palloni, i passaggi sbagliati prima di misura perché prende a velocità appunto il pallone sull'erba, e quindi è probabile che opti per mandare tutti negli spogliatoi al 90esimo. Per come ho visto io il terreno quando ci sono andato sopra, le due squadre meritano un applauso per il gioco che hanno espresso, perché il terreno ha vissuto una fase di praticamente non curanza per circa un mese dovuto a problemi burocratici, e stanno cominciando adesso a rimetterci mano. Quindi ripeto, per com'è il terreno di gioco, le condizioni del terreno di gioco, tanti cappelli alle due squadre che hanno sempre cercato di giocare la palla, entrambe, anche il Villa, sottolineo anche il Villa. Intanto mancano gli ultimi 10 secondi di partita con il fraseggio da parte della granata della Juve Domo con Sun Cin, e arriva puntuale
abbiamo interpretato giusto, signor Palamara, puntuale, anzi con 3 secondi, con qualche secondo di anticipo, fischia la fine, termina 4-0 la partita del Memoria di Ernesto Gori che si è giocato al Curotti. Piero Pratesi, ringraziando Fabrizio Francina, vi rinnovo l'appuntamento sul canale YouTube di Ossola Sport per vivere le telecronache di questa stagione, e anche verranno riprese anche poi da Sport VCO. E quindi...